Iniziamo insieme questo nuovo giorno nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio di misericordia, per la forza della Tua bontà, donaci la saggezza degli umili e l'umiltà dei sapienti, per comprendere il Tuo amore di Padre. Alle prime luci, come la vita si affida al giorno, io mi affido alla Tua tenerezza. Alle prime luci, entra nel mio cuore che ti attende, come un raggio di luce, come uno sguardo. Alle prime luci, rendimi fedele nel poco, per mantenermi oggi fedele nel molto. Alle prime luci, rimani al mio fianco, che non sia un giorno sterile, ma consumato. Ascoltiamo la parola di Dio. Quanto a noi, salvaci con la tua mano e vieni in mio aiuto, perché sono sola e non ho altri che te, Signore. Nelle pagine di Ester entra oggi in scena un altro personaggio, Aman, amministratore generale del regno. A lui il giudeo Mardocheo si rifiuta di piegare le ginocchia. Questo affronto provoca l'ira del funzionario che decide lo sterminio di tutti i giudei. Ester si unisce alla preghiera del suo popolo per intercedere presso Dio, fa penitenza e supplica il Signore. Il cuore della sua preghiera è il riconoscimento della propria personale debolezza. Vieni in aiuto a me che sono sola e non ho altro soccorso all'infuori di te. La giovane regina è piena di paura, tuttavia è sostenuta dalla preghiera. Ripensa alle sue origini ebree e si affida alla provvidenza. Confrontiamoci con la figura di Ester, che compie un vero cammino interiore, diventando consapevole della propria dignità, del sapersi figlia di Dio. Guardando alla sua personale preghiera, diventiamo anche noi vere regine, capaci di intercedere per i deboli. Preghiamo. Se non mi ascolta più nessuno, Dio mi ascolta ancora. Se non posso più parlare con nessuno, più nessuno invocare, a Dio posso sempre parlare. Se non c'è più nessuno che possa aiutarmi, Egli può aiutarmi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Padre onnipotente, fa che comprendiamo sempre che a renderci perfetti non è il nostro orgoglio, ma la carità e l'amore per il prossimo. O Padre di amore infinito, accresci in noi la fede, aiutaci a testimoniare e comunicare la luce nuova che nasce dall'incontro con Te e dall'ascolto della Tua parola. O Padre di bontà, che conosci le nostre fragilità e debolezze, sostienici nel nostro cammino, soprattutto nelle prove che la vita ci presenta. E la tua benedizione di Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre.
Buona giornata.